Ok, quanto è importante differenziarsi dagli altri competitor? Lo scopriamo in questo video. È fondamentale in un mondo ormai digitale in cui tutti dicono le stesse cose, differenziarsi dai competitor, differenziarsi dai nostri potenziali concorrenti. È fondamentale per diversi motivi. Uno, perché bisogna evitare di entrare nella guerra dei prezzi. Se alle persone non arriva la differenza del tuo valore rispetto a un altro, è normale che ciò che fa la differenza è il prezzo. Il secondo elemento che faciliterà enormemente la parte di vendita, la parte di acquisto, la parte del potenziale cliente, perché riuscirà a distinguere meglio te rispetto alla concorrenza. Quindi diventa fondamentale per un qualsiasi imprenditore o professionista differenziarsi dai competitor. Nel marketing è meglio la differenza che il migliore. Se io dico sono il migliore dei miei competitor, rimarrà un dato puramente soggettivo. Chi sta leggendo questo messaggio, i potenziali clienti, potrebbero dire ma chi lo dice che tu sei il migliore? Ed è una tipologia di messaggio che è molto frequente sugli imprenditori e professionisti. Dire siamo differenti invece è più soggettivo, è più concreto, soprattutto se lo giustifichi con diversi elementi. Quindi diventa fondamentale differenziarsi dai competitor. Che vantaggi ci dà? Beh, fondamentalmente come possiamo farlo più che altro? Fondamentalmente possiamo innanzitutto fare quello che non fanno i nostri competitor. Questa è la prima regola fondamentale che mi verrebbe da suggerirti. La prima cosa che puoi fare quindi è quella della comunicazione. Comunicare in modo diverso, comunicare in modo costante. Comunicare è, per quanto sembra banale, rimane in questo momento per tanti imprenditori e professionisti uno dei limiti più grandi, il comunicare in modo costante. Il secondo elemento è convertire, quindi avere un proprio sistema, avere una macchina che ti permette di confluire questa comunicazione, questa visibilità, tutti questi elementi dentro dei funnel, dentro degli elementi, dentro dei sistemi di vendita o di conversione che mi portino richieste di contatto. E il terzo elemento nel momento in cui abbiamo un cliente è dare grandissimo valore col customer care, grande valore su quello che è il prodotto e servizio che diamo. Anche questo è un elemento totalmente differenziante. Siamo abituati dal customer care classico, mi viene in mente quello telefonico, sapere già che è un customer care mediocre in cui dobbiamo magari stare dei minuti, a volte delle decine di minuti al telefono per avere delle informazioni che ci competerebbero. Già stupire in fase di customer care, stupire in fase di valore per i prodotti e servizi già è un elemento differenziante. Quindi i tre elementi su cui puoi focalizzarti: numero uno, comunicare; numero due, convertire; numero tre, customer care, quindi valore per i tuoi clienti. Differenziarti dai tuoi potenziali clienti lo puoi fare, chiaramente ci vuole impegno, ci vuole disciplina, ma lo puoi fare e ti darà grandissimi vantaggi in termini di business. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale e lascia il tuo commento. Se invece vuoi maggiori informazioni, vai su funnelcompany.com. Ciao e al prossimo video!